Ed eccoci ragazzi, 21 e 3 minuti sulle frequenze di Stella FM in diretta in questa fredda serata, fredda, freddissima. Ritroviamo anche il buon Corrado Ferretto. Corrado, ciao e ben ritrovato appunto. Ciao. Allora, pronti allo 0445 490 200 linea diretta per commentare questa partita che è finita contro il Chievo con un pareggio. 345 79 59 749 sms, whatsapp, anche messaggi vocali. Partiamo subito a bomba quando c'è Claudio che dice: pareggio meritato per l'impegno, ma cari miei, i cambi non hanno cambiato l'inerzia della partita. Ragazzi, ottimo innesto, ma poi per cortesia salutiamo e ringraziamo Marotta e Bizzotto e potremmo salvarci senza patemi, senza problemi. Questo è il messaggio di Claudio. Che cosa ne dici? Sei d'accordo sul discorso dei cambi? Ma sai, di sicuro i cambi di Chievo hanno inciso di più, perché la panchina del Chievo è più forte dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle opportunità, soprattutto Aglietti ha potuto anche pescare, insomma, su giocatori che poi anche hanno deciso il match. Diordi ci ha colpito il palo e Margiotta ha segnato il gol dell'1-1. Diciamo che, detto con molta sincerità, molta onestà, insomma, e Chievo ha confermato questa sera di essere una buonissima squadra che merita la posizione di classifica che occupa, e a livello tecnico, a livello di potenziale, è una squadra che è più forte di quella di Carlo. Non c'è niente di male nell'ammetterlo, il campo l'ha confermato, soprattutto quando il Chievo è andato sotto e ha dovuto prima recuperare, e poi quando ha trovato l'1-1 ha anche cercato di vincere la partita, e diciamo che in un paio di occasioni ha avuto anche la possibilità di far suo l'intera posta. Alla fine il pareggio è giusto, però insomma, diciamo che il Chievo ha confermato di essere assolutamente una squadra forte, con un valore tecnico generale più alto di quello della squadra di Carlo. 0445 490 200 per venire in diretta con noi per parlare di questa partita. Vi è piaciuta o non vi è piaciuta? Cosa c'è stato secondo voi che non è andato forse per il vesto giusto per portare a casa una vittoria? 0445 490 200 linea diretta per parlare con il nostro Corrado Ferretto. Ripartiamo subito con il messaggio di Massimo Dattiene che dice: l'impressione è che con un attaccante di categoria che non hanno voluto prendere per questioni di budget avremo risolto più di qualche partita a nostro favore. Peccato, dice Massimo. Beh, sai, sicuramente di questa cosa abbiamo già parlato tante volte, insomma, non possiamo che essere d'accordo con i nostri radioascoltatori sul fatto che indubbiamente davanti, insomma, il bomber vero proprio non c'è, quindi per questo campionato bisognerà fare, insomma, un po' di necessità e virtù, a sperare che Meggiori inizia sempre bene, perché anche questa sera ha confermato, insomma, di essere il giocatore che in fase offensiva ha più qualità, più tecnica, più esperienza, e quindi senza dubbio è un giocatore fondamentale per questa squadra. Poi diciamo che il gol, ha trovato un gol un po' fortunoso, l'ha deviato con la pancia, col fianco, insomma, adesso io non ho visto le immagini, ma insomma la deviazione sul tiro di Beruato è stata sicuramente molto netta, molto evidente, e Iallo ha alternato cose buone ad altre meno buone, però è indubbio che, come dice il nostro radioascoltatore, il bomber era proprio davanti, questa squadra non ce l'ha. Salutiamo Nicola che dice: volevo chiedere a Corrado, gli attaccanti a volte sembrano siano troppo ansiosi, cercano sempre giocate dettate dalla frenesia e sprecano delle occasioni, che cosa ne dici? Sì, c'è stato un paio di occasioni nel primo tempo dove, diciamo, un bomber vero, un bomber degno di questo nome avrebbe probabilmente fatto gol, ma qui sta sempre la differenza tra gli attaccanti di razza e quelli che magari non lo sono. Gori diciamo anche dalla sua età, per cui sicuramente ha tempo, spazio per crescere. Per quanto riguarda invece Iallo,
continuo ad aspettarmi molto di più. È un giocatore che, insomma, ripeto, lo sanno tutti, è stato il colpo dell'estate a livello di costo economico, di cartellino, di ingaggio. È stato un investimento su cui, insomma, ha creduto la società, facendo anche 3 anni di contratto. E quindi poi il giocatore che tutti ci auguravamo potesse fare la differenza. Ecco, finora purtroppo in questa stagione l'ha fatta poche volte, a Pescara, ecco, sicuramente sì, ma poi altre volte no, e quindi deve crescere, ma come ho detto alla fine, mi sembra, della partita con il Frosinone, ormai è tempo per, insomma, aspettare. I giocatori che sono arrivati a settembre non ce n'è, e quindi spetta a loro dimostrare di essere all'altezza della situazione. Non c'è più tempo per le scuse, c'è tempo, è stato concesso a loro il tempo per andare in forma, per recuperare dall'infortunio, sicuramente far valere, far mostrare quello che loro possono valere. È chiaro che se poi non lo fanno, normale che c'è un po' di insoddisfazione nelle loro prestazioni. Dopo partita firmata dalle Rossi Vicenza in questo martedì sera, ripartiamo dal messaggio di Federico che dice: buon punto, a Gazzi mi è sembrato a suo agio, ma Marotta mi è sembrato troppo egoista, in un paio di occasioni poteva passare a Aiello e a Van de Putte che erano liberi vicino al portiere, forse troppo voglioso. Che ne pensa Corrado? Beh, ovviamente glielo chiediamo, Corrado. Sì, sì, l'avevamo detto anche con l'altra partita, che un paio di contropiedi Marotta è stato troppo egoista, è andato a calciare quando magari avrebbe potuto, appunto, come ha giustamente spiegato il nostro amico radioascoltatore, avrebbe potuto servire dei compagni meglio piazzati. Diciamo che, insomma, in quell'occasione magari è prevalsa l'egoismo dell'attaccante. È chiaro che, sai, quando vai a calciare hai una situazione che può diventare pericolosa, calci, però non riesci a impressionare il portiere dell'avversario. Poi è chiaro che, insomma, un po' di rammarico c'è, perché l'azione poteva essere sviluppata in un altro modo. Purtroppo Marotta, dal punto di vista dell'impegno, della voglia, non è mai mancato. È ovvio che nel calcio contano anche le doti, le qualità, e lui ha dimostrato di essere un attaccante che in Serie C fa senza dubbio assolutamente la differenza. Non a caso, insomma, è riuscito a vincere più di qualche campionato. In B, il suo curriculum conferma che non è mai riuscito a fare campionati di grande particolare rilievo, e probabilmente è una categoria in cui fa fatica. Tifosi biancorossi felici di questo pareggio, si poteva portare a casa qualcosa in più. Cos'è che è mancato stasera? 0445 490 200, domande e curiosità al buon Corrado Ferretto sulle frequenze di Stella FM. Ripartiamo subito dal messaggio di Daniele D'Agella che dice: volevo chiedere al buon Corrado come giudica l'esordio di Agazzi. Ma intanto si è piazzato nel ruolo di interno destro, l'ha interpretato in maniera diversa da Zonta, che ovviamente ha più gamba, più corsa e meno tecnica. Ragazzi, è un giocatore che ha più piede, più qualità, ha dimostrato comunque di avere anche una discreta rapidità nel passo, anche una buona indole al contrasto, all'interdizione. Diciamo che per essere la prima partita, per essere arrivato 2 giorni fa e quindi conoscere abbastanza poco i compagni, la sua prestazione è stata assolutamente positiva. È entrato poi, anche bisogna dire, nel momento in cui la squadra di Carlo stava soffrendo di più, per cui ha dovuto anche un po' stringere i denti, ma insomma io credo che sarà un giocatore che sarà utile alla causa. Di certo è una mezzala che magari potrà giocare anche mediano centrale quando Di Carlo deciderà magari di tornare al 4-4-2, quando soprattutto penso avrà a disposizione gli esterni. Questa sera abbiamo rivisto Van de Putte, Dal Monte era in panchina, Pernalini i tempi sono purtroppo ancora un po' più lunghi, però ecco, può dare sicuramente una mano a una squadra che adesso in mezzo al campo, con il recupero anche totale di Pontisso, ha una certa abbondanza e, insomma, può anche cedere Scoppa, che non rientra nei piani, insomma, tecnici, e magari la cessione di Scoppa può fare spazio anche all'innesto di un difensore
o forse anche di un terzino destro giovane per completare una difesa che, visto che l'infortunio di Gerardi va per le lunghe, perché purtroppo le ultime notizie parlano di un possibile rientro non prima di marzo, quindi la difesa sta soffrendo ancora, perché Gerardi era sicuramente un elemento importante acquistato per poter fare sia il terzino destro che il centrale difensivo, e invece fino a questo momento, purtroppo perché sta anni a discale, non è mai potuto essere, diciamo, di aiuto alla causa, e credo che le prossime mosse di mercato, proprio anche in funzione dell'infortunio di Gerardi, saranno riservate, saranno tutte dirette a rinforzare la linea arretrata. Salutiamo Fabio che dice: buon punto oggi contro una squadra decisamente superiore, ormai la difesa è più difesa e si vede, però servono altri ritocchi, vedi Longo Iello purtroppo. Sì, intanto saluto Fabio e la sua ormai difesa, difesa, poco difesa, ecco adesso come lui sosteneva bisognava difendere di più col centrocampo a tre, sicuramente la difesa è più coperta, più protetta, purtroppo nei calci piazzati lì non vale, si difende tutti, quindi si va uno contro uno, e lì anche stasera si è confermato il fatto che di testa qualche problema la tua guardia bianca rossa ce l'ha, perché già sul gol di Margiotta, Margiotta ruba il tempo a tutti, ma salta anche in maniera abbastanza indisturbata, e diciamo non c'è nessun difensore che nemmeno lo va a ostacolare. Ma già nel calcio angolo precedente, quando Diorgi aveva colpito il palo, anche lì si era andati in ampia difficoltà. È un difetto questo del gioco aereo che è stato già evidenziato in altre partite, e bisogna cercare di sistemarlo, magari anche con un giocatore che ha abilità nel gioco aereo, ma in questo sicuramente credo che Magalini lo sa, e quindi stia lavorando per rinforzare la retroguardia, soprattutto se Bizzotto magari lasciasse Vicenza. Per lui, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, insomma, c'è l'interesse del Monopoli, c'è stato un approccio con Ravenna, nelle ultime ore pare esserci un vantaggio per acquisire le prestazioni del difensore biancorosso, del capitano biancorosso, la Ferrari Pisalò. Vedremo, adesso insomma, stiamo entrando negli ultimi 10 giorni di mercato, l'ultima settimana di mercato, che solitamente a gennaio, quella in cui poi le operazioni che sono state imbastite in questi giorni vengono concluse. Salutiamo Michele, 345-79-59-749 sulle frequenze di Stella FM, la voce quella di Gioia, insieme a Corrado Ferretto. Michele che dice: Chievo è la squadra più tosta vista fino ad ora, ottimo punto, ricordatevi che noi dobbiamo salvarci, se fanno acquisti di livello possiamo cambiare target. Sono modestamente soddisfatto, scrive questo messaggio di Michele. Tu sei soddisfatto invece, Corrado, di questo pareggio, oppure in realtà pensavi effettivamente a qualcosa in più? Ma no, credo che Michele abbia analizzato bene la partita, soprattutto il fatto che il Chievo è stata la squadra che probabilmente ha giocato nella ripresa nel secondo tempo, perché nel primo tempo anche il Chievo non ha fatto proprio questa gran gara, ma nella ripresa ha fatto vedere di sapere giocare a calcio attaccando sugli esterni con giocatori molto bravi come Garitano, come Giaccherini, anche se è uscito poi come Ciciretti, ma poi ha messo dentro Canotto, insomma quando sono usciti De Luca è entrato Djordjevic, poi è entrato il match winner Margiotta, quello che insomma ha salvato il Chievo dalla sconfitta. E concordo con Michele, questa è stata probabilmente, almeno nella ripresa, sottolineo ancora una volta, la squadra che ha giocato meglio. Ha dimostrato che c'è questa differenza tra il Chievo che magari lotterà fino alla fine per le zone alte della classifica, anche se magari non altissime, perché ritengo Empoli e Spal superiori anche al Chievo, ma insomma ha dimostrato che c'è questo scalino tra la formazione di Aglietti, che giocherà per le zone alte, e la formazione di Carlo, che come diceva giustamente Michele, si deve salvare. Ecco, il tasso qualitativo stasera, quando il Chievo ha deciso di cercare di vincere la partita, si è visto tutto, e per salvare il punto, per portare a casa il punto, Di Carlo ha dovuto passare la difesa a 5, è stata una scelta diciamo che di fatto ha confermato come anche l'allenatore biancorosso avesse capito che in quel momento la sua squadra era in difficoltà.
Salutiamo anche Roberto, la miglior squadra affrontata al Menti, quella del Chievo finora, gran pareggio, ma anche se il calcio non è matematica, in proiezione 21 punti per 2 non bastano, decisivo per lo scontro diretto e per i punti lo scontro contro la Reggiana, anche se loro un sassolino da togliersi lo hanno, quindi Reggiana che ricordiamo, caro Corrado, affronteremo sabato 23 alle 14. Sì, io concordo, è una partita che bisogna non perdere proprio assolutamente, perché perdendo insomma si permetterebbe alla Reggiana di accorciare sulla squadra di Carlo, e questo ovviamente non sarebbe per la classifica assolutamente per niente buono, e quindi bisogna cercare adesso di fare quadrato, di capire chi sta bene, chi non ce la fa, perché come tutti sanno purtroppo prima del match Giacomelli e D'Arriva sono dovuto alzare bandiera bianca, Giacomelli per un affaticamento muscolare che pare non essere gravissimo, quindi magari potrebbe anche essere in grado di recuperare per sabato, mentre per D'Arriva la situazione è sembrata, da quello che abbiamo perlomeno raccolto, più grave, quindi D'Arriva dovrebbe essere out per sabato. È un'assenza diciamo che pesa, visto che il momento di forma del giovane di scuola atalantina, però abbiamo visto anche Agazzi, Pontisso insomma è tornato in panchina, vedremo come sta Zonta, che è stato costretto a uscire per sabato, comunque rientra Cappelletti che ha scontato la squalifica, e quindi bisognerà cercare assolutamente di raccogliere le forze, preparare bene questa gara che, ribadisco, per la classifica, per tenere lontano la zona bassa, bisogna cercare di uscirne con un risultato assolutamente positivo. Ecco, perdere è una scorta di scontro diretto nelle zone basse, perdere non metterebbe insomma, un neo a un giro d'andata. Poi è vero quello che dice il nostro amico, 21 per 2 non bastano, perché in Serie C, in Serie B per salvarsi bisogna arrivare a 47, 48, 49, quindi bisognerà fare una ripresa facendo più punti, correndo di più, per cui mi aspetto che la squadra di Carlo prenda consapevolezza, ma sicuramente sono certo che Di Carlo preparerà al meglio questa gara, che vale tanto. Vi è piaciuta la partita stasera? Speravate in un risultato diverso da come è finita? Ricordiamo 1-1 contro il Chievo Verona. 345-7959-749 SMS WhatsApp, 0445-490-200 per parlare in diretta con noi. Saluto anche Gianluca Dall'Onigo che dice: ottimo punto, gli infortuni nel riscaldamento con diversi punti di domanda, loro ottima squadra, noi devo dire tosti. Sai, quando diciamo, giochi contro una squadra che è tecnicamente più forte, perché loro sono una squadra tosta, come dice Gianluca, devi correre di più, devi essere tosto, devi essere dal punto di vista agonistico, devi essere più pronto, più preparato. La squadra ha saputo soffrire bene, ha chiuso tutti i varchi, ha cercato di opporsi agli attacchi del Chievo, anche quando il Chievo era sotto e cercava a tutti i costi di trovare il pareggio, e loro hanno trovato il pari, dove sono molto bravi, perché loro nei calci d'angolo non è successo solo stasera, ma segnano molto spesso, e purtroppo dove loro sono bravi la squadra di Carlo un po' è carente, cioè nelle palle ferme, nei colpi di testa, ecco che il pregio da una parte è un po' difetto dall'altra, e lì abbiamo pagato compromettendo il vantaggio. Poi alla fine, se uno tira le somme, 1-1 ci sta tutto, e che non avrebbe, onestamente lo dobbiamo dire, non avrebbe meritato di perdere. Salutiamo anche Emiliano che dice: ciao Gioia, stasera non era facile contro il Chievo, mi manca sempre un vero centravanti, cosa ne pensa invece Corrado? Ma sì, ma cioè questo è una cosa che insomma chiunque venga a vedere questa squadra vede subito. E purtroppo abbiamo detto tante volte, Longo soprattutto, ma anche Iallo, stanno abbastanza deludendo, stanno segnando poco, ma stanno anche fornendo prestazioni poco positive, e per una squadra che avrebbe bisogno come l'aria di un centravanti che sapesse anche giocare
consegnare la porta, far salire i compagni, guadagnare calci di punizione, essere un punto di riferimento, scambiare con Meggiorini, che insomma, fin quando sta in campo è senza dubbio il giocatore che dimostra di essere l'attaccante più forte che c'è, per esperienza, per qualità tecnica, per il fiuto del gol, perché ringraziando il cielo, insomma, Meggiorini il suo l'ha assolutamente fatto, sia dal punto di vista delle prestazioni che anche dal punto di vista del bottino, perché senza dubbio è con pieno merito il capocannoniere di questa squadra. Ecco, gli manca una spalla, non a caso Di Carlo continua a girargli intorno, mettergli vicino attaccanti sempre diversi, cercando di trovare un partner che sia che possa essere all'altezza di Meggiorini, ma per il momento, a parte qualche partita, la ricerca è stata sempre difficoltosa e purtroppo speriamo che la giornata di ritorno poi ci porti notizie diverse. Finora possiamo dire che gli acquisti di Iallo e di Longo in particolare non sono stati particolarmente felici. Salutiamo anche Anna, che dice: Gioia, dammi un consiglio, come si può conciliare il calcio con l'affettività? Quando gioca il Vicenza per il mio compagno io non esisto più. Corrado, che cosa vogliamo consigliare ad Anna? Secondo me deve farsi piacere il calcio a tutti i costi, secondo me è proprio così, detta qui tra me te. Non so se magari potrei dare il numero di telefono di mia moglie, che così No, capisco, ma insomma, dai, Anna, le partite durano poco, un paio d'ore, poi vedrai che il compagno, diciamo che soprattutto quando vince, poi può essere più affettuoso, sì, cioè può essere più affettuoso, magari, insomma, non si può più dire ti porta a cena, perché non si può più andare nemmeno a cena, però dai, speriamo che anche questa storia finisca presto e quindi poi insomma, io dico sempre che il calcio, la squadra biancorossa, è una passione che quando hai dentro non te la può togliere nessuno, ecco, quindi Anna devi capire che diciamo che la squadra ogni tanto viene prima di tutto, prima di tutto, sì. E prima di tutti, Anna, un bacio, comunque grazie di questo messaggio molto carino, grazie di esserci. Saluto invece Peo da Villa Verla, che dice: vorrà dire che sto pareggio ne prepara la strada, pareggio, e lui è sempre quello delle battute, Corrado, lo sai. Beh, diciamo che assolutamente comunque centrata questa battuta, perché è un pareggio che, sommato quello con il Frosinone, ma soprattutto insomma alla vittoria importante di Brescia, concede alla squadra di Carlo di arrivare a Reggio Emilia contro una squadra che è in difficoltà, che sta facendo anche cercando di fare mercato, ha preso Ardemagni, quindi ma ancora probabilmente farà altre operazioni nei prossimi giorni. È un punto che consente alla squadra di Carlo di arrivare alla partita con una certa serenità, quindi si va a giocare senza ansia particolare. Questo però, sottolineo, non significa insomma che la partita debba essere affrontata con superficialità, assolutamente, perché è una partita molto importante che non si deve perdere per nessun motivo, per tenere lontano la Reggiana. Quindi ripeto quello che ho detto prima, una gara molto molto importante, bisogna fare punti assolutamente e tenere la Reggiana lontana dalla squadra biancorossa per diciamo consolidare questo vantaggio che consente ai biancorossi di stare lontani nel contultimo posto, come tutti sanno porta ai playout. 345-7959-749 SMS WhatsApp per intervenire sulle frequenze di Stella FM in questo dopo partita con me, Gioia, con Corrado Ferretto. 0445-490-200 per invece venire con la vostra voce in diretta con noi per raccontarci le vostre sensazioni, come vi è sembrata la partita, cosa c'è stato che non vi è piaciuto, cosa invece vi è piaciuto veramente molto stasera. Noi vi aspettiamo. Ripartiamo da Paolo, che dice: c'è andata di lusso, loro più forti, un punto importante, ma qui servono sia un difensore che una punta vera, comunque sempre forza Lane. PS, sono in arrivo dei rinforzi? Paolo ha ragione, noi abbiamo sottolineato insomma che Chievo assolutamente è una squadra che ha confermato, ha fatto vedere insomma che per chi lotta per le zone alte di classifica ha qualcosa in più, e stasera il campo
l'ha fatto vedere. Poi il calcio è bello perché ogni partita fa storia a sé, quindi magari se domani si rigiocasse tra Chievo e Vicenza finirebbe in un altro modo. Stasera è andata così, quindi l'analisi di Paolo è assolutamente corretta. Per quanto riguarda un difensore, ritengo che arriverà sicuramente, magari ne potrebbero arrivare anche due, un terzino destro giovane e un difensore centrale, se partirà Bizzotto. Per quanto riguarda l'attacco, ribadisco quello che ho detto già alla fine del pretesto nel Frosinone. In rosa adesso ci sono Mezzorini, Gori, Marotta, Longo e Iallo, sono cinque attaccanti. 0445 490 200 è pronto anche il nostro radioascoltatore Stefano, mi raccomando abbassa la radio Stefano altrimenti sentiamo tutto rimbombo, prego a te. Eccomi, ciao, volevo chiedere intanto dopo qualche anno un giudizio sulla categoria, sulla Serie B, dal punto di vista del valore del peso specifico delle squadre, del valore tecnico, a Corrado cosa ne pensa? E anche una cosa, non so se è provocatoria, volevo sapere, il nostro giocatore Tommaso Mancini non potrebbe trovare posto, visto i limiti che hanno gli altri attaccanti? Io non lo conosco assolutamente, anzi se può dirmi qualcosa di più dal punto di vista tecnico, però viste le spalle deficitarie che ha Maggiorini, ecco questo volevo dire, un abbraccio a tutti, e per me comunque questo è un punto che potevano essere tre. Io ho avuto l'impressione che il Vicenza potesse vincere, sinceramente. Ciao. Un abbraccio, ciao. Grazie a Stefano. Ciao. Corrado. Ma diciamo che per quanto riguarda la Serie B, è un campionato che se lo paragoniamo alla Serie B che abbiamo visto nell'anno di Guidolin, quando insomma quella cavalcata straordinaria che consentì alla squadra biancorossa di tornare in Serie A, oppure se lo paragoniamo anche all'altro campionato che è stato vinto con Di Raia in panchina, quando la squadra di biancorossa aveva in attacco gente come Bucchi, Comandini, Luiso, Zauli, Schenardi, Bernardini e Firmani a centrocampo, Beghetto a sinistra, Comotto, che poi ha giocato Serie A, ecco. Se lo paragoniamo a quei campionati, beh, insomma, diciamo che il livello tecnico di questi campionati, queste ultime stagioni, è sicuramente molto, molto più basso. Ma credo che un po' tutto il calcio italiano abbia visto un decadimento, insomma, dei valori tecnici. Senza dubbio, rispetto alla C che abbiamo visto l'anno scorso, la B è un campionato ovviamente più difficile, con giocatori molto più forti, soprattutto nel reparto offensivo. E ritengo che la squadra biancorossa, diciamo che sia riuscita anche ad ambientarsi bene da neopromossa a questo torneo. Di sicuro, però, come detto prima, il livello tecnico mi pare, se lo confrontiamo rispetto alle stagioni di almeno 15 di anni fa, è sicuramente più basso. Poi, se invece lo paragoniamo alle stagioni della era della proprietà Sisa, della gestione Cassinger, beh, mi pare che non sia cambiato molto, ecco, come livello siamo sempre lì, una B che magari ha le 4-5 squadre che lottano per andare in Serie A, che hanno sicuramente un tasso tecnico di un certo valore, poi le altre non è che insomma hanno mai fatto vedere chissà che cosa dal punto di vista tecnico-tattico. Per quanto riguarda invece il giovane Mancini, allora, la mia premessa credo che sia fondamentale, credo per la mia idea che i giovani vadano sempre lasciati crescere con assoluta calma. Mancini è un giocatore che ha doti fisiche veramente importanti, è un giocatore che vede la porta, che fa sempre gol quando gioca contro le pari età. Ma quando hai 16 anni devi anche crescere fisicamente, devi sviluppare. Non è un caso, per esempio, insomma, che abbia fatto il ritiro quest'estate con la prima squadra e abbia trovato anche qualche problema fisico facendo allenamenti magari diversi da quelli che è abituato a fare in primavera. E proprio perché è un ragazzo di 16 anni e deve crescere, proprio perché il suo fisico per natura ha quell'età lì, insomma, non sei ancora formato fisicamente, devi robustirti. Quindi io credo che Di Carlo faccia molto bene a inserirlo nel gruppo della prima squadra, gli fa fare allenamenti con la prima squadra, lo porta anche in panchina, magari troverà ancora spazio come è già successo a Brescia, però adesso
caricarlo di responsabilità in un'età così giovane mi sembrerebbe prematuro. Magari se tutto andrà bene, come ci auguriamo, 4-5 giorni alla fine la squadra ha la salvezza in mano, ecco che allora con serenità si può cominciare anche a fargli giocare qualche partita. Adesso che c'è la tensione, l'ansia dei tre punti, anche se Mancini è un ragazzo molto maturo che sa bene, conosce insomma il mondo del calcio, quindi anche la famiglia lo sta sicuramente facendo crescere con grande attenzione, però ecco, metterlo dentro adesso mi parebbe insomma caricarlo di responsabilità troppo grandi rispetto alla sua età. 0445 490 200 per interagire con noi sulle frequenze di Stella FM. Abbiamo anche Paolo da Isola Vicentina. Ciao Paolo, benvenuto. Sì, buonasera. Volevo chiedere al Corrado Ferretto, sensazione che ho avuto io questa sera, cioè la squadra, secondo me la squadra sta giocando abbastanza bene. Vedo come attaccante che potrebbe andare bene con Migliorini, ma Migliorini è forte, è l'unico che tiene su la squadra, Gori, e poi alternarlo con Marotta. Secondo me Marotta non è male, cioè bisogna dare un po' di fiducia ai giocatori. Dopo bisogna pensare che la squadra, se entrano a Valpunte, l'altro come si chiama, Dal Monte, e cominciano a riprendersi un po' quelli che sono fuori, secondo me la squadra può dire la sua. E sono convinto che sabato a Reggio Emilia vanno a fare il Vicenza, va a fare il colpo, secondo me va a vincere, perché sono belli carichi. Volevo sapere a riguardo cosa ne pensava lei, Corrado Ferretto, a riguardo. Grazie Paolo, un abbraccio, buona serata e buon ascolto. Corrado, allora, per caratteristiche sono assolutamente d'accordo che Gori si completa meglio di tutti gli attaccanti che ha in rosa di Carlo con Meggiorini, proprio per caratteristiche, perché Gori è quel centravanti che ha anche la struttura fisica per andare a usufruire del movimento di Meggiorini e della sua classe, perché è il giocatore che tecnicamente è sicuramente quello che nella rosa biancorossa ha più classe, più esperienza, e insomma l'abbiamo visto finora, è anche quello che è riuscito a finalizzare di più. Marotta senza dubbio ha dimostrato fino adesso che purtroppo quando è il momento chiave, il momento decisivo, quando serve la giocata, gli manca qualcosa, gli manca quel pizzico di convinzione, forse di decisione, anche di qualità per essere diciamo decisivo anche in Serie B. Lui è un attaccante che in Serie C ha vinto tanto, lo prendono tutti, anche a gennaio c'è qualcuno che lo sta cercando per fare salti di qualità alla sua squadra, per poter cercare di vincere il campionato di Serie B. Come dicevo, in C è sicuramente un giocatore di primissima fascia, in B finora la sua carriera ha confermato che ha fatto sempre fatica. Poi concordo con Paolo che però ai giocatori bisogna anche dargli fiducia, quello che magari fargli giocare una, due, tre partite di fila per vedere che rendimento riescono a proporre. Di Carlo invece sta cercando probabilmente di trovare una soluzione che lo convinca appieno, perché come vedete continua a schierare Meggiorini punto fermo, e poi attorno gli mette una volta Iallo, una volta Gori, una volta Marotta, una volta Longo, e quindi probabilmente conferma questo del fatto che non è ancora convinto di chi possa essere la spalla ideale di Meggiorini. Purtroppo questo, come abbiamo detto tante volte, è un limite di questa squadra, che un po' tutti speravamo che sia Iallo e Longo, soprattutto loro due, potessero dare di più, fare di più, visto che sono stati acquistati con anche contratti triennali, quindi c'è stato anche un investimento non solo per questo campionato ma anche per il futuro. E invece finora, tirando le somme, probabilmente come diceva Paolo, quelli che hanno fatto di più sono stati sicuramente Gori, anche per il numero di gol e anche per impegno, per presenza in campo, Marotta, che quando c'è dal punto di vista della battaglia, lui mette il metto, fa la lotta con tutti, da quel punto di vista lì è assolutamente da applaudire. Poi però magari è un po' carente quando si deve battere la rete, quando c'è da essere pericoloso davanti alla porta avversaria. Lì davanti c'è sicuramente
purtroppo ci sarebbe bisogno di un attaccante come per esempio a forte del Venezia, che è stato inseguito quest'estate, poi Venezia è riuscito a prenderlo e beati loro perché ha già segnato 10 gol. Domande, curiosità, considerazioni per quanto riguarda la Nerossi Vicenza, partita che è finita 1-1 con il Chievo. 0445 490 200 per venire in diretta con me, Gioia, e con Corrado Ferretto, e quindi diamo il buonasera anche a Roberto. Roberto, eccoci. Buonasera a tutti. Allora, a me è piaciuto stasera, sono piaciuti stasera quel poco che ha giocato Van de Putte e anche Agazzi. A un certo punto Rigoni non ce la faceva più, ma era comprensibile. Mi aspettavo da Di Carlo, e qua vorrei sapere cosa ne pensa Ferretto, che a un certo punto Iello non sembrava non esserci più in campo, era già ammonito, pensavo che sostituisse lui con Barlocco per tenere la fascia un attimo più coperta e anche nelle ripartenze un po' più pericolosa. Cosa ne pensa Ferretto? Grazie a tutti, forza Lane. Un abbraccio, grazie Roberto. Corrado? Sì, diciamo che Barlocco poi è entrato per Berruato, proprio perché Berruato credo che avesse chiesto il cambio, non so se avesse magari qualche fastidio oppure fosse stanco, perché si è avvicinato alla panchina e quindi è stato Berruato a chiedere il cambio. E diciamo che magari l'idea di mettere Barlocco basso e Berruato alto è una mossa che anche a me ogni tanto, quando magari sei in difficoltà, piacerebbe rivedere. Io ricordo quando per esempio Guidolin faceva entrare dal canto, lo metteva terzino e alzava D'Ignazio alto sopra dal canto, proprio per magari tenere, coprire meglio la fascia. Di Carlo non l'ha mai fatto, probabilmente non la ritiene una mossa tattica giusta. Io concordo invece con Roberto, mi pare che questa poteva essere una soluzione, anche perché il Chievo sugli esterni era molto pericoloso, stava salendo con i terzini e con l'esterno alto e c'era bisogno di copertura. Sono d'accordo anche per le prestazioni di Van de Putte, che dopo insomma questa assenza per la pubalcia, che è assolutamente una brutta bestia, è entrato col piglio giusto, e anche Agazzi, insomma, anche se è arrivato da 2 giorni, fatto bene, si è fatto vedere di avere personalità, di essere un giocatore che sarà utile alla causa. Diciamo che alla fine, per come è stata la partita, il punto è un punto che ci possiamo tenere stretti, che fa classifica contro una squadra che, come hanno detto un po' tutti, è quella che, almeno per quanto mi riguarda, ma vedo che insomma in molti l'hanno sottolineato, è stata quella che nel secondo tempo, perché nel primo tempo magari no, ma nel secondo tempo è quella che mi è piaciuta di più qui al Menti. 0445 490 200, linea diretta per tutti i tifosi, quelli veri della Nerossi Vicenza, qui sulle frequenze di Stella FM. Subito ripartiamo dal messaggio di Maurizio, che dice: Corrado, questa sera abbiamo visto quanto ci manca un terzino destro. Bruscagin assente, anche perché è appena rientrato. Forse. Corsia di destra insufficiente, Iello non mi esprimo, cambio Meggiorini sbagliato, da quel momento scomparsi. Bisogna prendere un portiere, e questo me l'ha scritto proprio in grande Corrado. Bisogna prendere tante cose, diciamo che insomma, sul gol del Chievo Grandi non poteva fare nulla, perché Margiotta purtroppo ha inzuccato forte sotto la traversa e una palla praticamente imprendibile. Sono d'accordo su Bruscagin in difficoltà, ma anche lui insomma rientrava dopo la frattura alla mano e probabilmente insomma non aveva ancora i 90 minuti sulle gambe. E poi bisogna mettere sempre anche in campo l'avversario, cioè chi hai di fronte, e ha dovuto giocare contro un Garitano che in questo momento è uno degli esterni più forti della Serie B. È una squadra che diciamo il Chievo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista qualitativo, è credo una delle 4-5 più forti del campionato, e quando ha pigiato sull'acceleratore siamo andati in difficoltà da quella parte dove appunto giocava Bruscagin in maniera particolare, sicuramente per il merito degli avversari, anche perché di fatto Bruscagin probabilmente ha giocato, visto che Cappelletti era squalificato e non era magari ancora pronto del tutto, ma non è che Di Carlo avesse altre scelte.
0445 490 200 per essere con noi in questa fredda di serata di martedì, ma la stiamo riscaldando ovviamente con i vostri messaggi, con le vostre telefonate. Riparto da Marco da Montecchio Maggiore che dice: caro Corrado Ferretto, puoi darci notizie su Leo Zarpellon? Come sta giocando alla Virtus Verona? Secondo te l'anno prossimo il Vicenza punterà su di lui? Grazie e sempre forza Lane. Ma diciamo che ha fatto un avvio di stagione sicuramente molto buono, poi si è un po', diciamo, avuto qualche difficoltà, come sapete, insomma, qualche problemino fisico l'ha avuto anche qui a Vicenza, perché è un giocatore che dal punto di vista muscolare un po' soffre. È per lui una stagione molto importante, perché è stato mandato a giocare proprio per dimostrare quanto può valere e quanto può dare in prospettiva futura alla causa biancorossa. Quindi adesso che magari superate questo mese freddo, poi i campi ci torneranno le belle giornate, i campi asciutti, lui con una grande tecnica, grande qualità, ha l'occasione per fare un rush finale importante della stagione, per dimostrare alla dirigenza biancorossa che può essere assolutamente di aiuto e può stare in una categoria come la Serie B, che lui, diciamo, ancora non conosce. È un giocatore su cui la società punta, però adesso spetta a Zarpellon fare quel salto di qualità, dimostrare di essere quel giocatore che ha le doti che tutti abbiamo visto, ma che adesso deve anche far vedere di avere continuità, di avere qualità, di essere cresciuto anche dal punto di vista della mentalità, della personalità. Tante cose che lui può fare, lui è il primo che ci deve credere, perché ha tutto per diventare un giocatore importante. Salutiamo anche Francesco da Verona che dice: direi basta con Iello, cosa ne dici Corrado? Giocatore poco convinto, meglio Dal Monte, Van de Putte larghi e meglio Gori in avanti. Francesco appunto da Verona che scrive: PS, secondo me Grandi comunque è un ottimo portiere per la Serie B. Lo abbiamo detto anche stasera, quello che mi è piaciuto poco di Iello, perché poi aveva iniziato anche benino, aveva fatto due o tre cose buone, aveva anche creato un'occasione, si era creato da solo cacciando, rientrando a sinistra, cacciando con il destro, impegnando sempre, però quando per esempio il Chievo era sotto di un gol e stava attaccando, quindi concedeva spazi nella metà campo, io mi aspettavo di vedere qualche volata delle sue, con sfruttare la sua velocità, convinto, deciso, determinato, invece non è mai successo, e questo che mi lascia un po' perplesso di questo giocatore, perché ha le potenzialità ma a volte sembra estraniarsi la partita, fa un guizzo, poi per 5-10 minuti non lo trovi più, e questo invece è un aspetto che deve assolutamente eliminare. Insomma, diciamo che l'allenatore giusto per migliorare ce l'ha, che è Di Carlo, che da questo punto di vista è molto bravo, però è chiaro che quando hai un giocatore che ha un'età come Iello, che non è più, insomma, un diciottenne, il primo a capire che deve dare di più proprio Iello, perché in questo momento credo che nessuno lo può aiutare a giocare meglio, è lui che deve convincersi, deve capire che deve fare di più. Vicenza è una piazza, non mi stancherò mai di dirlo, in cui un giocatore di calcio trova l'ambiente ideale per fare bene. Qui la città, tifoseria fantastica, puoi vivere serenamente, c'è calore ma non c'è pressione, è l'ambiente ideale per fare bene. Se non riesci a giocare qui a Vicenza, vuol dire che hai sbagliato mestiere. 0445 490 200 linea diretta per tutti i tifosi della Nerossi Vicenza. Riparto dal messaggio di Matteo d'Arzignano. Notizie sugli infortuni Corrado, persi tutti e tre per sabato? Insomma, sabato è vicino. No, allora, le notizie le ultimissime che siamo riusciti a raccogliere proprio pochi istanti fa, insomma, diciamo che D'Arriva purtroppo per sabato non pare ci siano speranze, quindi è out. Diciamo che anche per Zonta ci sono forti dubbi, anche se insomma potrebbe anche non essere una cosa, diciamo, grave. E per Giacomelli invece c'è abbastanza fiducia che possa essere l'esposizione per sabato. Poi diciamo che gli altri infortuni di lungo corso, Nalini
c'è ancora da portare un po' di pazienza, speriamo che insomma, questi 10-15 giorni possano bastare per insomma, riaverlo a disposizione, mentre per Gherardi i tempi sono abbastanza lunghi, si parla di marzo, primi giorni di marzo per poterlo riavere a disposizione. 0445 490 200, ci ha raggiunti anche Francesco da Vicenza con noi. Francesco, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Prima un ascoltatore aveva chiesto notizie riguardo a Zarpellon. E Zarpellon con la Virtus Verona all'inizio del campionato ha fatto 9 presenze e vi do le votazioni della Gazzetta dello Sport. Sì. Allora, 6,5, 7, 6,5, 5,5, 6,5, 6,5, 6, 6,5. Quindi abbastanza bene, insomma, ecco, solo che adesso è infortunato. Sì. Pronto? Sì, sì, la stiamo ascoltando, Francesco, eccoci qua. Sì, come dicevo prima, Francesco, purtroppo la via è stato buono. E poi è infortunato perché l'ha detto il suo allenatore Fresco in una trasmissione su Telearena. E quindi lo aspettano. Lo aspettano. Dopo un'altra sì. considerazione, sì. Nalini, gli ultimi 4-5 campionati, non ha mai fatto più di 10-12 presenze. Anche questo conta, eh? Certo. Adesso sentiamo anche cosa risponde Corrado e noi ringraziamo anche Francesco di essere stato con noi. Francesco, grazie e buona serata. Corrado. Buonasera. Sì, Francesco ha assolutamente fatto molto precisa, come dicevo prima, infatti l'avvio di Zarpellon è stato molto buono, poi come gli è successo anche a Vicenza ha avuto dei problemi muscolari, è infortunato, è un ragazzo che dal punto di vista proprio della questione della muscolatura probabilmente deve ancora formarsi completamente, perché sia nella stagione di Colella ma anche nella stagione di Di Carlo scorso anno insomma spesso ha avuto dei problemini, purtroppo li sta avendo anche a Verona e l'hanno un po' diciamo limitato nel rendimento, ma come ho detto prima magari adesso quando i campi la temperatura salirà, i campi saranno più asciutti, anche più adatti la sua qualità tecnica, ci auguriamo tutti che possa fare un girone di ritorno importante, ecco, aveva iniziato bene e quindi ci auguriamo che possa recuperare e tornare a quei livelli, perché questa stagione per lui è un banco di prova, lo stanno sicuramente osservando, monitorando per capire se già il prossimo anno possa rientrare e dare una mano alla squadra biancorossa in Serie B. Mentre per quanto riguarda Nalini non c'è niente da dire, l'analisi di Francesco anche questa è molto corretta, purtroppo io ritengo Nalini forse il giocatore l'esterno più forte che c'è a Vicenza per gamba, per potenza, per capacità di dribbling, lui è un giocatore che ha giocato anche in Serie A con buoni risultati, il tallone d'Achille è il fatto che a livello proprio di problemi fisici, di infortuni, ne ha avuti sempre tanti, ovunque è andato, non è purtroppo quindi solo questa stagione in cui ha dovuto affrontare delle problematiche fisiche, probabilmente non avesse queste situazioni che lo stanno limitando tanto, sarebbe credo in una Serie B alta o addirittura in una Serie A, come del resto ha giocato a Crotone, quello che dice Francesco è assolutamente vero. Salutiamo poi anche questo messaggio che arriva da Andrea, che ci segue dal Brasile in streaming, e dice: con le sole vittorie in trasferta non possiamo che lottare per una salvezza e non proprio tranquilla, questi siamo. Poi dice Corrado ha detto che Agazzi e Uncinelli si sono visti, per me non è così, non è di ciò che avevamo bisogno, forza Lane, buon punto, comunque bravi ragazzi. Ma sai, Agazzi ha queste caratteristiche, lui insomma gioca da interno, se serve gioca anche in posizione centrale, le sue diciamo riesce a rendere al meglio quando si gioca con una coppia di mediani, con insomma due mediani e due esterni, e quindi un giocatore che per caratteristiche in rosa assomiglia molto a Cinelli. Probabilmente sì, qualcuno si aspettava un giocatore che fosse più regista vero, lui si
si sa anche adattare a quel ruolo, ma insomma, regista alla Di Gennaro, per cercare, per citare l'ultimo regista di un certo valore, di un certo spessore tecnico che abbiamo visto a Vicenza, non è un altro giocatore. Questa poi è stata una scelta sia probabilmente di Di Carlo che della dirigenza biancorossa, di Magalini, e speriamo che insomma, comunque in ogni caso ragazzi possa dare una mano importante sotto, perché giocando a tre magari c'è bisogno di avere un centrocampista in più, e credo che sia, la scelta sia stata indirizzata in quest'ottica. Questa squadra è chiaro che deve cercare di ottenere la salvezza, ci auguriamo che non sia particolarmente sofferta, però insomma dopo il giro d'andata abbiamo capito che le squadre che stanno diciamo dal decimo posto in su hanno qualcosa in più della squadra di Carlo, per cui sai, quando si arriva alla fine del giro d'andata la classifica è questa, il campo non mente mai, i valori sono questi, per cui ci sono una decina di squadre che sono nettamente più forti delle squadre di Carlo per qualità tecnica, per organico, per forza, e quindi vedremo adesso nel mercato di gennaio come cambierà il potenziale di ogni formazione, ma perché a gennaio poi inizia di fatto un altro campionato, quindi ci sono squadre che magari riescono anche a rinforzarsi bene, di solito non ci sono mai stravolgimenti, però è ovvio che vedremo quello che accadrà. Casa biancorossa, ripeto, mi aspetto un innesto in difesa, magari un innesto anche di un certo valore, poi per il resto la squadra è questa, per cui insomma tutti insieme bisognerà stringere i denti, lottare, compattarsi per cercare di portare a casa una salvezza, sperando che sia magari il meno sofferta possibile, ecco. Ultimi messaggi, ultime chiamate, 0445 490 200 per raccontarci le vostre, appunto, per quanto riguarda le partite della Nerossi Vicenza, che è finita 1-1 contro il Chievo. Vi è piaciuta, non vi è piaciuta, cosa c'è stato che non andava, si poteva fare di più, bello invece questo pareggio, diteci ovviamente come la pensate. 345 79 59 749 invece per quanto riguarda i messaggi scritti o vocali, anche foto. Riparto dal messaggio di Roberto che dice: Zonta è una risorsa da non perdere, ma da sempre l'impressione che sia considerato un po' il tappabuchi, ma volevo sapere da Corrado che cosa ne pensa. Per me ha dimostrato di essere un giocatore di categoria per cattiveria, età ed impegno. Tu Corrado che cosa ne dici? Ma insomma, su tappabuchi mi sembra un termine anche bruttino, devo dire. No, beh sì, perché tra l'altro, come diceva giustamente il nostro amico l'ascoltatore, è un ragazzo di una professionalità straordinaria. Io lo chiamerei Jolly, uno che ha delle doti tattiche, per cui può adattarsi a tanti ruoli. Si è trattato a terzino destro, anche se chiaramente non è il suo ruolo, e quando c'è stato a difendere soprattutto quando con avversari forti è andato in difficoltà, ma credo che Empoli soprattutto abbia fatto una grandissima partita e sia stato sicuramente uno dei protagonisti di un pareggio che è stato molto importante contro la squadra che personalmente ritengo assolutamente e nettamente la più forte del campionato. Ma pochi giorni fa la Salernitana ha preso 5 a Empoli, Vicenza invece è riuscito a portare a casa un 2-2 pure all'ultimo minuto su calcio di rigore, ma insomma quello poi è stato anche un risultato che credo che alla fine sia stato anche assolutamente meritato. Zonta è uno che si sa adattare a fare, come è successo qualche volta, il quinto di destra, l'interno di centrocampo come stasera. È un ragazzo che fa dell'abnegazione, del sacrificio uno dei suoi punti di forza. Poi è chiaro che magari dal punto di vista tecnico deve migliorare, ma è un ragazzo molto umile che lavora sempre, quindi ritengo che, come è successo in questo giorno d'andata, anche nel giorno di ritorno saprà essere utile, perché ha anche il pregio di farsi trovare pronto, sempre pronto quando Di Carlo lo chiama, quindi lo chiamerei un jolly assolutamente interessante che magari tante squadre vorrebbero avere. Meglio la parola jolly che tappabuchi sicuramente, ecco Corrado. Ripartiamo anche da Cicco che dice: basta pompare Nalini, non è un giocatore da aspettare, ormai bisogna mettere a posto le mancanze, cioè un difensore centrale che sostituisce l'Erardi e possibilmente cambiare uno degli attaccanti con un uomo che veda la porta. Ciao e buona serata. Corrado, che cosa ne dici? Ah sì, per un difensore credo che ci siano buone possibilità che possa arrivare, diciamo che i movimenti di mercato, insomma le informazioni che mi arrivano dagli addetti ai lavori portano tutti in questa direzione.
ci sono stati anche dei tentativi fatti con giocatori importanti per la categoria, con Brosco dell'Ascoli, anche se l'Ascoli poi l'ha ritenuto incedibile, si è cercato di prendere Scaglia dal Monza, ma anche il Monza lì ha chiuso la porta. Poi vedremo quello che accadrà insomma nei prossimi giorni, ma credo che la possibilità insomma che arrivi un difensore che rinforzi la difesa, viste anche giustamente le condizioni fisiche di Iraldi, che ripeto, da quello che ho capito in questi giorni, quello che ha preso, dovrebbe rientrare non prima di marzo, quindi insomma per Iraldi la recupero sarà ancora lungo. E invece davanti è vero quello che dice il nostro radioascoltatore, bisognerebbe fare uno scambio, però io chiedo a voi, dopo un giro d'andata così, diciamo tra virgolette difficile, complicato, negativo, non credo che ci sia qualcuno che possa fare uno scambio con Longo e con Iallo, insomma non è che ce la raccontiamo, anche gli altri hanno gli occhi, vedono le prestazioni. Io chiedo a parti invertite se qui a Vicenza i tifosi sarebbero contenti di fare uno scambio con Iallo e con Longo. Credo che la risposta sarebbe no, e quindi purtroppo c'è da sperare che loro sappiano riscattare un giorno d'andata assolutamente poco positivo. Questo spetta a loro, ripeto, la gente gli ha dato appoggio, si è tagliato grande fiducia, ha fatto firmare un triennale. E tocca a loro invertire una rotta che, come abbiamo detto tante volte, come dicono tutti, per cui sai, quando le cose vengono dette da più persone vuol dire che insomma hanno tante possibilità di essere quelle vere, e finora sia Longo che Iallo sono state le due delusioni del mercato estivo e del girone d'andata della squadra di ricavo. Vediamo quello che dice Michele: i nostri difensori, ottimi colpitori di testa in attacco, meno in difesa. Reggiana, dice lui, peggiore squadra in Serie B. In difesa, come abbiamo raccontato anche durante la partita, qualche problema nel gioco aereo c'è, perché non è il primo gol che si prende di testa, perché quando si difende a zona e se si decide di difendere a zona ci vuole una cattiveria, una determinazione, un'attenzione superiore a quella fatta vedere stasera, soprattutto quando arriva una palla in area di rigore, tu la devi attaccare, tu la devi andare con ferocia, la devi andare a respingere. Stasera invece la difesa si è fatta assolutamente sorprendere, ma è successo anche con il Cosenza, è successo anche a Cittadella, le prime cose che mi vengono in mente, ma sicuramente ne abbiamo prese altre di testa, conferma che è vero quello che ha detto il nostro amico, che in difesa si fa fatica nel gioco aereo, per questo magari se riuscisse a prendere uno bravo in quella frazione di gioco sarebbe sicuramente utile. Per la Reggiana, ma insomma non sono proprio del tutto d'accordo, nel senso che magari penso che Ascoli, Pescara, Entella possono essere anche più deboli della Reggiana. La Reggiana che sta cercando anche di fare un mercato di un certo livello, ha preso Orde Magni che insomma nell'ultima stagione ha fatto molto male, ma che invece nelle stagioni precedenti è uno che la porta la vedeva e sapeva andare spesso in doppia cifra nei campionati di Serie B. Sarà una gara che non bisognerà perdere, come ho detto prima, per nessun motivo, perché mi aspetto una prestazione molto attenta, concentrata e determinata, uno sforzo, perché giustamente la squadra biancorossa avrà nelle gambe questa partita, mentre la Reggiana no, però è una gara con cui bisogna chiudere il girone d'andata con dei punti che consoliderebbero una posizione abbastanza tranquilla. Di tranquillo in Serie B per la verità c'è molto poco, però insomma tenendosi lontani 4-5 punti dal quintultimo posto, come tutti sanno, condanna ai play-out. E poi vedremo quello che ci porterà il mercato, e poi da lì insomma si comincerà la volata finale, cercando di ottenere questa salvezza, questo mantenimento di categoria con poche sofferenze, anche se poi la B è sempre molto difficile, ogni partita nessuno ti regala niente. Salutiamo anche Renato che dice: visto che per salvarsi bisogna fare punti e per fare punti bisogna segnare, non vale la pena investire in un centroavanti vero e soprattutto di peso? Abbiamo 5 attaccanti, scrive Renato, ma di buono ce n'è uno. Meggiorini, gli altri sono mediocri, e Iello e Longo al momento paiono molto scarsi, non certo e sicuramente da Serie B.
che dobbiamo dire a Renato Gioia, che ha ragione, c'è poco da fare, l'abbiamo detto anche noi tante volte, lo dicono un po' tutti, purtroppo Iallo e Longo sono stati due acquisti estivi finora assolutamente sbagliati, perché da questi microfoni non c'è che, insomma, non siamo, diciamo, qua, altre cose, l'abbiamo detto, sì, insomma, più volte. E quindi Renato ha assolutamente ragione. Il problema, Renato, è questo, che nel mercato di gennaio chi ha gli attaccanti forti se li tiene, perché giustamente quando se ne cede uno di forte poi ne deve comprare un altro. Oppure se li fa strapagare, cioè nel senso che se vale uno ti chiedono due, e non credo che ci siano le premesse perché possa succedere che a Vicenza arrivi un attaccante con queste caratteristiche. Poi se sarò smentito, sarò il primo a essere felice. Credo che anche ovviamente la dirigenza, la società, insomma, che anche loro hanno gli occhi per vedere, sanno di questa situazione. Nel calcio purtroppo ci sono situazioni che sono ciambelle che riescono col buco. Dal Monte è sicuramente stato un acquisto che è stato fatto molto bene, tra l'altro strappando al Genoa il prestito con diritto di riscatto, senza controriscatto, per cui Vicenza si riscatterà dal Monte e poi avrà la proprietà del cartellino, quindi questa è sicuramente stata un'operazione molto importante. È stata molto buona l'operazione Meggiorini, anche se non è un giocatore di prospettiva perché ha una certa età, però per quanto sta dando, il suo arrivo è stato sicuramente molto importante. Ci sono state delle situazioni che sono state sicuramente premiate. Poi purtroppo, come abbiamo detto tante volte stasera, ma abbiamo detto anche tante volte in altre circostanze, gli acquisti di Longo e Iallo sono stati finora purtroppo sbagliati, e i due giocatori rappresentano la delusione più grossa del girone d'andata della squadra di campo. Salutiamo anche Gianluca Carimate, che dice: io sono contento, devo dire, del pareggio, dico che con Cappelletti, D'Arriva e Giacco presenti forse l'avremo portata a casa la vittoria. Unico rammarico Iallo, lo vedo troppo avulso ed estraneo al gioco. Corrado dice che per il girone di ritorno ci farà ricredere sul suo rendimento. Abbiamo appena proprio finito di parlare in realtà di Iallo, tutto può succedere, come mi insegni tu, Corrado, nel calcio, quindi può esserci un girone d'andata, può esserci effettivamente anche un altro e completamente diverso girone di ritorno, non solo per i risultati ma anche per il rendimento dei calciatori. Sì, ripeto, lui è il giocatore che deve, è Iallo che deve capire che deve dare di più, che deve essere più grintoso, più determinato, più attento, più concentrato, più continuo. Poi è chiaro che questo, basta guardare il passato di questo giocatore. A Salerno non aspettavano altro, non lo volevano più vedere, per dirla proprio in maniera chiara. A Cesena, quando tu parli di Iallo, ti parlano di un giocatore che rimpiangono alla grande, perché ha fatto una stagione spettacolare, segnando 12 gol, sempre il giocatore più determinante. Ecco, Iallo deve tornare quello di Cesena, ma per farlo non è che lo dobbiamo aiutare noi tifosi, noi giornalisti. Di Carlo lo sta aiutando tantissimo, la società gli ha fatto 3 anni di contratto, quindi gli ha dimostrato una fiducia illimitata. È lui che si deve dare una mossa, per dirla chiara, perché finora ha assolutamente deluso. Le potenzialità per fare bene, per fare meglio, le ha tutte, però spetta a lui, è lui che deve dimostrarci che quello visto nel giorno d'andata non era il vero Iallo. Noi saremo i primi ad essere felici, a dire: bene, siamo soddisfatti del rendimento di Iallo, siamo contenti che sia arrivato a Vicenza. Finora mi pare che, insomma, quasi all'unanimità non lo può dire nessuno. Salutiamo anche Robertino, che dice: che piacere ragazzi ritrovarvi, sono riuscito a sintonizzarmi grazie alle dritte degli amici del Menti, sono contento di aver inaugurato il pareggio che vale oro, da Robertino di Casalecchio di Reno, sempre al grido di Forza Lane, quindi grazie anche a Robertino. Messaggino invece di Nicola, che dice: due buoni pareggi con due squadre costruite per la Serie A, ma a noi manca come l'aria l'attacco, peccato che chi fa il mercato non si accorga di questo. Chissà che magari se ne accorga, Corrado. Intanto saluto Robertino, perché è un mitico tifoso biancorosso, uno che, di cui Anna Belloni mi ha sempre raccontato le vicissitudini, che so veramente dal cuore biancorosso, quindi lo saluto con grande piacere e lo invito anche a chiamarci, perché, insomma, come abbiamo detto tante volte, questo è lo spazio che è riservato ai tifosi biancorossi da
tutte da tutta Italia, dovunque, quindi questo è proprio lo spazio riservato a loro. Per quanto riguarda l'attacco, io credo che invece se ne sia accorta anche la dirigente biancorossa. Poi è normale che il mercato di gennaio non è facile, non è semplice. Quando purtroppo c'è una situazione in cui magari dovresti rimediare, o trovi l'occasione, oppure bisogna anche magari sperare che i giocatori che finora stanno deludendo magari abbiano uno scatto d'orgoglio, una svolta nel rendimento e riescano a rendere per quanto ci si aspettava. Ritengo che, come vediamo noi, vede anche la società, vede anche Magalini, vede anche Di Carlo. Corrado, invece, direi due parole anche su quello che ci aspetta nella prossima partita, perché manca poco, si rigioca subito sabato. Sì, come ho detto prima, è una partita sicuramente importante perché è una squadra che sta sotto in classifica, bisogna tenerla lontana e soprattutto quando ci sono gli scontri diretti la cosa principale è non perderli, perché quindi sai, quando sei in vantaggio, perlomeno pareggiando, il vantaggio rimane immutato. Poi è uno scontro diretto che si gioca in trasferta e quindi c'è la possibilità poi a ritorno anche di andare a battere il diretto avversario anche nel computo degli scontri diretti, della classifica eventuale, classifica avulse, tutte cose insomma che poi alla fine in un finale magari che non ci auguriamo di dover vivere, ma insomma magari un po' complicato, tutte cose che possono venire utili. È chiaro che Di Carlo dovrà fare un po' la conta perché recupererà la caratteristica di entrata della squalifica, ma dovrà appunto vedere le condizioni di Giacomelli, che sembra quello che ha più chance di poter recuperare. Giacomelli, come abbiamo sottolineato, ha avuto un problema nell'ultimo allenamento, nella prepartita, e non ha potuto giocare, così come Dariva, che purtroppo invece pare assolutamente out per sabato e non ha chance di recuperare. Vedremo Zonta, ma anche lui insomma è abbastanza in dubbio, e quindi Di Carlo dovrà fare un po' la conta, anche andando a calcolare, a verificare le condizioni fisiche, le condizioni di recupero di chi ha giocato stasera. È normale che magari giocatori come Rigoni e come Meggiorini, che insomma hanno una certa età, hanno più bisogno di rifiatare, e in questo momento sul centrocampo ci sono sì recuperi di Pontisso, ma insomma viene senza dubbio da un problema che l'ha costretto a stare fuori parecchio, sembrava si fosse rotto il crociato, poi fortunatamente era solo una distrazione, però è sicuramente un infortunio grave e quindi il recupero dovrà essere graduale. Di Carlo ha già detto che non vuole rischiare ricadute e questo probabilmente implica che il Pontisso possa giocare magari una mezz'ora, 20 minuti. Diciamo che la nota positiva è Agassi, che ha dimostrato di essere pronto a scendere in campo, fortunatamente Cinelli e Rigoni, che erano in diffida, sono stati ammoniti, quindi possono giocare anche sabato a Reggio Emilia, anche se bisognerà appunto valutare, soprattutto per Rigoni, le sue condizioni di recupero. Rigoni, che anche stasera è stato un giocatore assolutamente importante e determinante nel centrocampo biancorosso, per fare da filtro giocando davanti alla difesa della Rossi Vicenza. Dietro ritorna Cappelletti, questo sicuramente darà una mano a Di Carlo, perché così Di Carlo avrà più chance, più possibilità di scelta. Vedremo se poi deciderà di schierare Cappelletti a destra, a tenere Pasini e Padella centrali, forse magari andrà a confermare Scasini a destra con Cappelletti che torna al centro della difesa. Ma quando hai delle scelte, delle possibilità di soluzioni alternative, possibilità di scelta, è sempre una cosa buona, perché insomma anche magari poi chi non gioca lo porti in panchina e ti può dare una mano a gara iniziata. Davanti abbiamo visto con piacere il recupero di Van de Putte, Dal Monte era in panchina e magari credo che possa giocare una ventina di minuti, una mezz'ora a Reggio, per cominciare a tornare a prendere anche condizione, a prendere gamba, e quindi vedremo poi anche le condizioni di Meggiorini dal punto di vista del recupero fisico, e lì poi Di Carlo andrà appunto a valutare, come ogni partita, chi lo convince di più negli allenamenti. Come vedete, davanti il turnover è molto elevato, questo significa che purtroppo, a parte Meggiorini, come dicono tutti i nostri amici radioascoltatori, non c'è chi sta convincendo in maniera totale, e
per questo Di Carlo continua a mescolare le carte nella speranza di trovare quel giocatore che possa essere una valida spalla di Meggiolini, che finora si è dimostrato il giocatore più importante, più determinante dell'attacco biancorosso. E allora, sì, io ti volevo anche ricordare ovviamente l'appuntamento, non l'abbiamo detto, ma la prossima partita è sabato, questo sabato 23 alle ore 14, Reggiana che incontrerà il Vicenza, come hai detto tu, una partita che ovviamente non si può perdere, anzi bisogna portare a casa nel modo più assoluto forse i 3 punti, ma prima di sabato e quindi prima della diretta esclusiva sulle frequenze di Stella FM della partita e anche del dopo partita, abbiamo anche altri appuntamenti che riguardano la nostra squadra del cuore. Sì, ci sono i soliti appuntamenti settimanali, c'è Luisa Nicoli che come sempre il mercoledì con Cesare Viero racconta il personaggio, il giocatore della squadra biancorossa, parlandosi di calcio ma anche di altre cose, di hobby, di com'è un calciatore fuori dal terreno di gioco, nella vita privata ovviamente. Nei limiti consentiti, poi giovedì con bussando alla porta di Marco Cappello Show, cioè Vivillane con Stella FM dalle 19.30 alle 20.30, dove parleremo appunto di questo pareggio con il Chievo e presenteremo la partita di sabato con la Reggiana, e quindi parleremo del momento della squadra biancorossa. Ovviamente ci sarà anche uno spazio dedicato alle ultime notizie di mercato, visto che insomma ci avviciniamo alla fine del mese, scade, sta per entrare nella settimana decisiva del calciomercato, e quindi come sempre le indiscrezioni, le trattative, le voci aumentano, e noi vi informeremo di tutto quello che bolle in pentola per quanto riguarda il mercato biancorosso. Grazie ancora una volta a Corrado Ferretto e direi, Corrado, ringraziamo tutti i tifosi che come sempre ci portano tutto questo calore, tutto questo affetto, ci scrivono, ci chiamano e sono veramente presenti in modo massiccio per dare tutta la loro forza, la loro volontà a questa squadra, appunto la Nerossi Vicenza. Sì, grazie sempre a loro che ci accompagnano, ci tengono compagnia con le loro opinioni, poi con le loro emozioni, con i loro sentimenti, con le loro gioie, con le loro preoccupazioni. Il fatto di star qui a parlare con loro in questa ora post partita è sempre molto gradevole per noi, è sempre molto bello, perché come abbiamo detto tante volte vogliamo che questo spazio sia assolutamente dedicato a loro, e ci fa piacere che questo dopo gara stia prendendo sempre più forma, sempre più vita, sempre seguito più da più tifosi biancorossi, e con cui è un piacere confrontarci, e anche perché molto spesso dagli spunti dei tifosi si capisce poi anche dal punto di vista tattico, si capiscono pregi e difetti della squadra, a conferma che la tifoseria biancorossa ha grande competenza per una piazza che insomma la cui storia, la cui tradizione non la scopro certo io, e proprio per questo i tifosi biancorossi sanno di calcio, sono competenti, e i commenti che raccogliamo noi questi post partita ne sono la conferma. Cito sempre il nostro amico Fabio, difesa, poco difesa, poi alla fine abbiamo visto che aveva assolutamente ragione, fatalità quando c'è cercato di proteggerla, ecco, i gol al passivo sono assolutamente diminuiti, ma insomma ne potremmo citare tanti altri che avevano visto giusto, che avevano dato delle indicazioni tattiche importanti, magari perché no, magari anche Di Carlo ogni tanto ci sta ad ascoltare, perché ripeto, i tifosi sono veramente molto molto bravi, competenti e preparati. Salutiamo Di Carlo, salutiamo Corrado, anche tutta la squadra che come dici tu magari ci sta ascoltando, magari è appena tornata a casa. Secondo me sì, secondo me ci stanno ascoltando, quindi gli mandiamo un grossissimo abbraccio, però occhi puntati come stavamo dicendo prima alla partita di sabato, che veramente non si può sbagliare. Grazie ancora Corrado Ferretto, grazie a tutto lo staff ovviamente di Stella FM, da Gioia è tutto, buonanotte a tutti, ciao.
Ciao. Stella FM.